tagli davvero gravi che presenta l'amministrazione Emiliano per quanto riguarda il fabbisogno del personale. Taranto umiliata, appena 188-186 medici, 176 infermieri, è incredibile a dirsi un solo os. Taranto vive il dramma, l'olocausto ambientale, non merita da parte di Emiliano e della Regione Puglia quest'ulteriore schiaffo, quest'ulteriore umiliazione. Sono completamente d'accordo con te, tanto è vero che subito dopo la presentazione del piano ho denunciato questa cosa come prima persona nella città di Taranto. Ed è in corso una mia verifica personale, tanto è vero che ho richiesto l'audizione dell'assessore Palese in Commissione Sanità per verificare questi dati, perché negli anni scorsi su Taranto e nella provincia, secondo alcuni, si è assunto di più e in altre province di meno. Questo però lo dobbiamo verificare, perché noi abbiamo già scontato troppo, abbiamo un credito che dobbiamo recuperare e non ci possono passare questi numeri sulle nostre spalle. Sei un consigliere di maggioranza, sì. È contraddittorio, no, apprezzo la difesa del territorio, quindi però bisogna mettere la testa sotto la sedia, no. Non affrontare i problemi, sbagliano, io, perfetto. Io devo prendere, mi dai ragione l'amministrazione, prendere la mia comunità, fai bene. La mia comunità, benissimo, tutto il resto viene dopo, quindi è la non confermo niente, sto verificando tutti. Se fosse così sarebbe caro, però se sarà caro allora, lo dirò. E dovresti uscire dall'amministrazione. Lo vede, perché non posso far cambiare le cose dall'interno. Rimani consigliere e prendi le distanze da chi ha fossa Tara. Invece no, intanto dobbiamo parlare di Taranto a 360 gradi. Stiamo parlando di questo settore. La sanità, stiamo costruendo un ospedale molto importante. A tempi lunghissimi, forti ritardi. Nessun ritardo, perché... Come no? A febbraio doveva essere già pronto. Evidentemente non hai seguito bene la cosa, perché noi abbiamo... Ascolta, se fai parlare... 400 giorni sono trascorsi. Evidentemente non sai le cose. Vogliamo prendere e mettere il filmato? I lavori a luglio ed agosto per non dare troppi problemi agli operai che lavoravano a 40-50 gradi sotto. Ma lo sapevate che c'era il sole? Si prevede. Però la politica degli annunci era dire lo facciamo subito in 400 giorni. Se noi chiuderemo l'ospedale come pensiamo di chiudere i lavori per quest'estate, sarà un grande successo, perché un ospedale che si fa in 18 mesi vorrei vederne un altro in Italia. Ci scommettiamo una pizza e una birra che purtroppo ci vorrà ancora un anno e mezzo per completare i lavori? Se ci aggiungi anche... Mi auguro di perdere la scommessa, ma è così. Un pezzo di torta, accetto. Certo. E allora accetto.